Caterpillar IM, tanti auguri, tanto domani azzeriamo Auguri! tutto. Eh? No, no, no! No, ci siamo anche Ah, ci domani, siete, meno ovviamente. male, va? C'è la fine del mondo. Domani sceglieremo il nostro personaggio dell'anno. L'AMI Award 2012, oggi ha visto sui giornali, su tutte le prime pagine c'è Obama, scelto da Time. No, sul Corriere c'è Depardieu, disperato. Sul Corriere c'è un Depardieu. Sono andato in controtendenza. Povero, povero, povero. Allora, ci sono poi due scuole povero di pensiero. Povero è la parola giusta. Povero, povero, sì. Sì. Sono due scuole di pensiero sulla fine del mondo e i regali di Natale. Alcuni dicono, sì, ma spendiamo e espandiamo, tanto chi se ne frega, facciamo un figurone, magari lo diciamo poi, ah guarda, ti ho preso una Maserati, tanto poi. Sì, quelli che ce li hanno da spendere e espandere. Oppure l'altra versione dice: no, non te lo faccio, risparmiare, attendere fino all'ultimo, aspettare la fine del mondo. Ricordiamo che stiamo parlando dei regali ai grandi, perché i regali ai bambini invece li porta Babbo Natale. Certo. Questo lo sanno tutti. Sottolineato, lo sa, cioè. Bravissimo, sentite, bravissimo. Quello però che mi consola sempre, sì, quando si parla di varie apocalissi, diciamo, è che gli uomini non cambiano mai, insomma, sono una coazione a ripetere che è veramente pazzesca. Posso permettermi di farvi vedere la Gazzetta dello Sport, la prima pagina? Sì. C'è niente meno che il giudizio universale, sì. 21-12-2012, secondo i Maya domani il mondo finirà. Nella remota ipotesi che abbiano ragione la Gazzetta ha selezionato per voi il meglio e il peggio della storia sportiva, tanto è un gioco ma non troppo, è meraviglioso. E abbiamo Lionel Messi, Maradona, Maradona, Ahmed Ali addirittura, no? Cioè, ha visto però direttore dove ha messo Maradona, perché Maradona è proprio, sì, è lì, è proprio lì, è al posto di Dio, esatto, quindi è un buon, lui è la mano de Dios, vi ricordate? Esattamente, contro gli inglesi, esattamente, in questo caso è il dito de Dios, diciamo, Messi, gli uomini perdono il vizio, ma insomma prendono il pelo ma non il vizio, no? Quindi naturalmente, che cosa vuoi, sport, continueremo dopo la fine del mondo a occuparci di questo. E poi a proposito di vizio, lo Stato gli dà una mano, quindi. Ah, sì, certo. Ah, brava. Mannaggia, ha visto, c'è su in prima pagina, su Leggo, su altri giornali, la decisione di aprire queste 1000 nuove sale poker, 1000 nuove sale gioco, fa molto discutere, favorevoli e contrari si incontrano sulla nostra pagina di Facebook, Caterpillar AM, potete ovviamente discutere, sì, per tutto il giorno. Oggi ci abbiamo fatto il dibattito. Sì, ovviamente le voci a favore sono ben poche, hanno delle loro logiche, ma sono largamente prevalenti quelli che ritengono che è inutile, sia inutile soffiare sul fuoco di questo vizio che colpisce, secondo le statistiche dei giornali, 800.000 italiani, che non sono pochi, su 60 milioni, sono tanti. Specie in un momento di crisi. Ci sono, direttore, ovviamente poi oggi quelli che scommettono sul Premier Monti, quelli che dicono e allora è fatta, scende in campo. Noi ci siamo posti il dubbio stamattina di dire, ma insomma non è che costa... discesina in campo, perché non è proprio una discesina in campo, si gioca il Quirinale con questa cosa, Monti, perché a questo punto se diventa di parte, a quel punto deve avere la parte alla sua parte, scusami, certo, la ridondanza. No, perché è vero che lui si poteva tenere un pochettino così, aspettare l'esito del voto e poi passare all'incasso, certo. Sì, o essere chiamato come nuovo Presidente del Consiglio nel caso in cui gli altri non avessero raggiunto la maggioranza, oppure nel caso in cui un Bersani fosse in grado di raggiungere la maggioranza, essere tra quei due o tre papabili per il Quirinale. Eh sì, evidentemente lui tiene più a Palazzo Chigi. Mannaggia, ma insomma, tu non sei lo così so. Stupito, io no. Io no, per come si è mosso in questi mesi non sono stupita. Un grande milanese che forse voi conoscete bene, Giorgio Galli, ci spiegava che da Todi 1 c'è un tentativo di costruire un partito liberale cattolico. Cattolico, e che poi in fondo è quello che dice anche il giornale di oggi, perché dice partito, diciamo, popolare però tendenza Merkel. Cioè il giornale dice che questo è... l'obiettivo del Monti, Partito Popolare tendenza Merkel, e invece Berlusconi è più antitedesco, antieuropeo, populista, come dicono i suoi avversari. Allora
diciamo, la pressione è stata molto forte e il presidente Monti non ha resistito. Naturalmente questo, diciamo, cambia lo schema, che non è più quello su cui si era mosso Napolitano. Napolitano avrebbe voluto con tutta evidenza un Monti in riserva della Repubblica da giocare per ogni evenienza, un confronto destra-sinistra, ma insomma in particolare il mondo, diciamo, cattolico non vuole più il cavaliere, ma non vuole dover scegliere il centro-sinistra. Questo è il punto, dai. Sì, però non so quanto convenga poi questo al professore, al tecnico Monti. Ma la domanda che devi porre è quanto conviene a noi, perché poi alla fine degli interessi di Monti a noi può importare sì fino a un certo punto. A noi interessa, non so, lei Erdemani, perché quando nomino la parola Stato lei le viene un... Però a noi interessa il bene del paese. Il bene del paese. Va bene, ciao paese, troviamo l'accordo. Mi piace così. Bene del paese che secondo alcuni guadagna anche dalla chiusura. Ieri è finita definitivamente l'esperienza del Consiglio regionale lombardo, adesso si va verso le elezioni, si è chiusa in bellezza con questa così piccola e ultima annotazione a margine del consigliere leghista che per sbaglio aveva infilato la ricevuta del cos'era, il buffet le del nozze della figlia. Tu sei fazioso, per, guardate la stampa, per le nozze di mia figlia ho usato fondi della regione. Il capogruppo della Lega restituisce 6.000 euro, aveva detto non sono come Batman. Intanto il nostro flash poco fa dava la notizia, non ne sta so passando altro questa dell'arresto notizia di un consigliere campano. Esatto, insomma, esatto. Sì. Quando si dice essere sul pezzo, direttore. Beh, però bravi. Ovviamente però il consigliere leghista dice dall'Anza. Un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stata eseguita dalla Guardia di Finanza nei riguardi del consigliere regionale della Campania Massimo Iannicello, PDL, per truffa aggravata. Secondo l'accusa avrebbe percepito illecitamente un rimborso di circa 64.000 euro, esibendo fatture per operazioni inesistenti. Ecco, quando ci metteremo a discutere dei rimborsi elettorali sarà già qualcosa. Ma a proposito tutti i soldi, troppi soldi sul banco, poi la gente, anche senza volere, gli cadono in tasca. Mettiamoli nelle sale da gioco, così almeno giochiamoceli al poker. Ma lì è il caso di un errore, come diceva il consigliere leghista. Cioè, non siamo al mi hanno pagato cosa a mia insaputa. No. L'hanno pagata per errore, perché io avevo magari lì le fatture, quindi per sbaglio quella è finita lì dentro. E succede, quante diamoci volte un po' di... Allora, beh, diamoci una speranza e un po' di fiducia. Visto che abbiamo parlato di Obama, persona dell'anno, vogliamo dire che al quinto posto di Time c'è Fabiola Gianotti, che è una fisica, una donna italiana, che ha puntato, insomma, nella vita ha puntato sull'istruzione, sulla passione, e che oggi in una bella intervista alla stampa dice: ragazzi, dovete avere il coraggio di sognare, e questo nello stesso giorno in cui il presidente dei presidi italiani dice che dalla legge stabilita arrivano troppe poche risorse per l'università e che così l'università fallisce. E quindi questo volete per dire quinta, su cosa sì? Profumo. Sì. Ieri intervistato da Rai News 24 il ministro, diciamo che è anche diciamo un importante, ha un titolo accademico importante perché è stato il rettore del Politecnico di Torino, ci ha detto questo, sentiamo. Io credo che in un momento così particolare, così difficile, noi dobbiamo fare un piccolo prelievo su tutti i capitoli di bilancio e pensare che questo sia dedicato all'università, che è certamente uno degli elementi centrali per la crescita del Paese. Questo sarebbe un segnale molto forte, un segnale apprezzato dal Paese, che aprirebbe la strada verso un percorso che naturalmente poi in un periodo di condizione migliore del Paese potrebbe essere rafforzato. Ma in questo momento dobbiamo cambiare la direzione che è stata intrapresa. È necessario che le università abbiano le risorse necessarie, anche perché le nostre famiglie sono in difficoltà e le università devono essere in grado di fornire servizi per gli studenti in un momento in cui il numero degli studenti che sta andando all'università tende a diminuire perché le famiglie non ce la fanno più.
Non hanno i soldi. C'erano i dati anche sull'ultimo rapporto dell'Istat e tra l'altro sempre ieri dall'Ocse arrivava, cioè ieri la notizia, arrivava questo suggerimento dell'Ocse a puntare, visto che abbiamo nominato la Gianotti, a puntare sulla occupazione femminile, cioè dice che l'Italia in questo è molto indietro. Altro perché che... puntando sull'occupazione femminile il PIL ne trarrebbe grande vantaggio, comunque in generale puntando sull'occupazione. Sì, perché... l'unico appunto che gli si può fare è quando un uomo di potere dice queste cose le deve fare, non le deve dire, non sono le deve dire a noi, con lei, le deve dire al suo capo del lo governo. Lo dice come se non avesse potuto fare. Noi siamo d'accordissimo con lui. Però il ministro è lui. Anzi, se vuole, io firmo anche mi dovrebbe fare una cortesia. Tutti i fondi del mondo, io mi iscrivo a questo... sto scherzando, partito di Profumo, ma ci liberi dei quizzoni, perché il fatto che copiamo gli americani mentre gli americani cominciano a copiare i nostri modelli è troppo idiota, guardate. Attenzione, direttore. E tra l'altro il migliore sistema scolastico del mondo è un sistema europeo, che è quello finlandese, quindi non è più quello americano. Però attenzione, direttore, perché lei dice quizzoni e noi allora ne abbiamo alcune. Ci si apre un file. Sì, abbiamo alcune delle domande che sono state usate in questi giorni, sulle quali anche lei converrà che invece sono uno strumento di crescita culturale, di selezione. Senta, io preferisco che avere anche... si parta persino da Feltri e si studi la poesia di Leopardi, il canto del pastore solitario errante per l'Asia. Lì non ci sono quiz da fare, ma c'è da pensare, da riflettere. Certo. Sei d'accordo? Oppure non sei d'accordo? Partiamo. Oddio, e su questo vale molto più di 100 quiz. Però i vostri quiz sono diversi, illuminati. Con queste cose vecchie, pensare, riflettere, basta. Dovremmo avere anche le grafiche. Allora, siamo nell'ambito della storia contemporanea. Quali dei seguenti personaggi è passato alla storia come l'uomo che ha sbagliato il rigore? Attenzione. Storia contemporanea. Ho letto le risposte e già rido. Achille Occhetto nelle elezioni del 94. B. Davide Trezeguet nella finale del 2006. Sì. Che ha sbagliato il rigore. Mario Monti nel governo del 2012. Uno dei tre passerà la storia come l'uomo che ha sbagliato il rigore. Questa è vera cultura, no? Sì, è anche cultura. È ed è anche Weltanschauung. Attenzione, perché ci sono nascosti tra le domande, ci sono anche dei test psicologici. Ad esempio, se vi chiedono, indica tra queste tre personalità la prima che ti viene in mente la parola principe. Sì. A. Niccolò Machiavelli. B. Diego Alberto Milito. C. Emanuele Filiberto. A seconda di come rispondi, poi vieni profilato. Ha ragione. Lei è un genio. È il principe. Io rispondo A, non c'è dubbio alcuno. Io farei C invece, visto che tanto c'eravamo. E io, ovviamente, sai che ai tempi eravamo solo noi di Caterpillar, quegli anni là, a esserci schierati contro il ritorno dei Savoia in Italia. C'eravamo noi e la Lega Nord, che votò contro, forse in Parlamento, se ricordo ancora bene. Tutto il resto del mondo era favorevole. E quindi a questo punto siamo favorevoli anche noi. C'è forse... Attenzione. Chi risponde? Pronto? Stia calmo. Principe! Carissimo! Mi fa molto piacere. Ah. Il suo rientro è stato una gioia. Grazie. C'è anche oggi. Cinzia Poli. Eccola qua. Eccomi qua. Cambiato a gabbana. Mario Monti vuole fare una federazione dei quattro movimenti di centro, come la Svizzera, ma con le cantonate. Invece che cantoni, cantonate, non male. A proposito, potremmo anche, visto che domani è il 21-12-2012, andare in un posto che ha addirittura il nome della fine del mondo, no? Questo quiz mi piace. Miseria. Qual è il posto? Non è troppo lontano da noi. Finisterre? Brava! Il Finisterre! Finisterre! Perché c'erano le scogliere, poi c'era l'oceano, quella è la fine del mondo, no? Portogallo. Lo sa che io ci voglio andare da un sacco di tempo. E allora è l'occasione giusta. Partiamo. È l'occasione giusta. Direttore, noi la chiamiamo al telefono domani mattina, allora. Prima che lei inizi, così elimina uno dei 10 finalisti del nostro Emmy Award. Va bene. Lei sarà in macchina. Sì, immagino. Sarò in macchina, sì. Ciao. Bene. Grazie. Allora sentiamo domani. Alla radio.